principali dati sono che anche nella prima parte del 2022 l'attività economica dell'Umbria è cresciuta a un ritmo sostenuto, e questo per la robusta ripresa della domanda in tutti i principali settori. A giugno 2022 il PIL dell'Umbria, secondo il nostro indicatore ITER, è cresciuto del 5,5% rispetto all'anno scorso, in linea con l'andamento registrato a livello nazionale. Per quanto riguarda la manifattura, c'è stata una ripresa, un buon incremento sia nell'attività produttiva sia nel fatturato. Il fatturato nei primi 9 mesi dell'anno è cresciuto anche grazie al marcato aumento dei prezzi di vendita. Le esportazioni a giugno sono cresciute del 34,7%, molto più rispetto all'Italia. Questi in tutti i principali settori, con particolare riguardo ai metalli e alla meccanica, ma l'export è ripreso anche per il tessile e l'abbigliamento. L'edilizia ha registrato un ulteriore aumento delle ore lavorate del 24,9%, soprattutto per gli incentivi fiscali, per le ristrutturazioni, per le compravendite, ma anche per la ricostruzione post-sisma. Nei servizi c'è stata una ripresa del turismo, anche grazie appunto al miglioramento sanitario, e le presenze sono tornate su livelli analoghi al 2019, anche per il forte recupero degli stranieri. L'aeroporto regionale, come sapete, ha toccato un flusso di passeggeri mai visti in precedenza. L'incertezza ha determinato anche un diffuso rinvio un po' dei piani di investimento, e anche per le aziende più colpite dai rincari energetici, che in Umbria appunto sono presenti, piuttosto presenti, anche la possibilità di una sospensione parziale o totale dell'attività produttiva nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l'occupazione, nei primi 6 mesi è stazionaria. C'è stata un'ulteriore riduzione dei lavoratori autonomi e un aumento di quelli dipendenti. Comunque la partecipazione al lavoro resta bassa, questo si è tradotto in una riduzione del tasso di disoccupazione del 6,7%. E l'elevata inflazione finora non si è riflessa ai salari, la cui dinamica è rimasta piuttosto contenuta. E questa sì, l'erosione un po' del potere d'acquisto, anche se mitigata da alcune misure introdotte dal governo, ha determinato una riduzione dei consumi e del debito bancario delle famiglie. L'indebitamento delle famiglie è cresciuto per il credito al consumo e per i mutui per acquisto abitazioni, anche se c'è una ripresa dei tassi, soprattutto dei tassi fissi. E per quanto riguarda diciamo il clima di fiducia, a causa proprio dell'incertezza, degli elevati prezzi dei costi energetici e delle altre materie prime, anche per le tensioni geopolitiche perduranti, sta determinando un peggioramento del clima di fiducia delle imprese e delle famiglie. Anche i margini economici delle imprese si sono ridotti proprio per la difficoltà di ribaltare completamente sui listini gli aumenti dei prezzi di vendita. La liquidità permane elevata delle imprese, anche se il crescente fabbisogno di circolante sta inducendo soprattutto le imprese di medie e grandi dimensioni a fare maggiore ricorso ai prestiti bancari. Il tasso di deterioramento del credito a giugno è sceso all'1%, e proprio per il miglioramento della manifattura e delle costruzioni. E, tuttavia, diciamo che la percezione di maggiori rischi prospettici si sta traducendo in un irrigidimento dei criteri di offerta dei nuovi prestiti da parte del sistema bancario, e quindi interrompe una lunga fase accomodante.